Di Boni. Grazie amore. La bandiera. Non la amore. Rosetto. Il rettorato non ha tenuto presente quella che è la voce dei tanti studenti israeliani, dei tanti studenti ebrei, ma non solo, di tutti quegli studenti che vedono nell'università un luogo di unione, studio e condivisione. Voleva minare così la cooperazione con l'università israeliana, che vanta un livello di ricerca altissimo, è un deficit per quello che potrà essere l'Università di Torino, per quello che è lo sviluppo negli studi degli studenti universitari, e soprattutto dà un segnale molto forte che va a minare tutto quello che è la sicurezza degli studenti ebrei e degli studenti israeliani. Così facendo ci fa capire, andando ad analizzare le diverse cooperazioni che l'università fa in giro per il mondo, che questo sia un atto non politico ma di mero antisemitismo. L'Europa continua a dimostrarsi antisemitista. Io faccio ancora fatica a spiegarmi come facciano le persone a schierarsi dalla parte di Hamas e dalla parte del male assoluto. La protesta è proprio per quello che è stato detto, cioè bloccare la cooperazione con le università israeliane. Questo blocco porta con sé intrinsecamente dei messaggi che non possono essere accettati, che sono anticostituzionali e che minano la sicurezza degli studenti all'interno delle università. Fuck Israel! Gioventù Nazionale, Gaia Italia Notizie. Dare a secondare le richieste di un piccolo gruppo, perché qua ce ne sono diverse di sigle, di associazioni studentesche che rappresentano anche il resto della comunità accademica, è stata ascoltata solo una parte di questa comunità. Ed è stata assecondata, e chi ci ha perso? L'università stessa, sia in termini accademici, perché vai a perdere qualsiasi accordo con istituti di ricerca e università che sono eccellenze mondiali per quanto riguarda l'ingegneria, la medicina, l'agricoltura, eccetera. E poi si alimenta un clima d'odio e intolleranza che è contro qualsiasi principio fondamentale su cui si fonda l'università, che si fonda sulla libertà di espressione, il pensiero critico, il dialogo e la tolleranza. Invece queste università adesso stanno diventando di giorno in giorno un terreno fertile, un terreno franco dove è possibile dire qualsiasi cosa, dove è possibile fare odio, creare intolleranza e non creare un clima in cui qualsiasi persona che non la pensi come loro possa esprimere liberamente il proprio pensiero. Stiamo assistendo a un pericoloso precedente, perché ciò che è avvenuto qua può essere replicato anche altrove, e lo stiamo vedendo anche adesso.